Si intitola Ischia Chilometro Zero ed è un workshop di 2 giorni che si svolge a Ischia, nel comune di Ischia, e ora ci troviamo alla Torre di Guevara dove si parlerà proprio di agricoltura. Ne parliamo con Anna Maria Chiarillo. Allora, questa idea mi sembra anche molto interessante. Sì, intanto noi crediamo che l'agricoltura vada recuperata, che comunque i giovani si possano avvicinare pensando a un comparto per il quale lavorare, un comparto economico soprattutto, perché oggi con la crisi che c'è è fondamentale. Poi l'idea importante è quella di mettere in qualche modo a sistema quella che è l'agricoltura insieme al benessere a chilometro zero. Come? L'agricoltura non è solo food. Noi pensiamo per esempio agli allevamenti di lumache e quindi alla bava di lumache, alla crema, c'è un mercato. Ischia, le condizioni meteorologiche e climatiche consentono di fare un allevamento intensivo, quindi di poter avere un prodotto buono e nello stesso tempo copioso, abbondante, e questo dal punto di vista economico e imprenditoriale è un fatto molto positivo. Poi abbiamo il fagiolo zampognaro, che è un nostro prodotto, io dico nostro perché per me, io l'ho adottato da tempo. Noi abbiamo chiesto insieme a Coldiretti, che ci ha supportato in questo evento, abbiamo chiesto la PAT, l'iscrizione alla PAT e quindi la bandiera del gusto. Basta pensare che dagli anni 70 che Ischia non ha una bandiera del gusto, l'ultima e unica è il coniglio ischitano, coniglio di fossa, quindi una caratteristica ischitana. E poi abbiamo in mente, ed è importante, il workshop di oggi, perché noi vorremmo in qualche modo far sì che i politici, per questo motivo abbiamo invitato i sindaci della nostra isola, tutti, e anche delle altre isole del Golfo, perché noi crediamo che comunque l'agricoltura sia particolarmente difficoltosa nelle isole. Penso per esempio alle cantine Mazzella che hanno ricevuto questo premio stupendo per Vigna del Lume, però sono eroici, sono agricoltori eroici, perché insomma quello che fanno è veramente complicatissimo e voi a Ischia lo sapete tutti, lo sapete bene. Quindi mettere tutto questo a sistema significa in qualche modo far fruttare, ma significa anche mettere insieme il comparto benessere, quindi l'agricoltura col turismo. Non a caso anche il mercatino che si fa a Ischia Ponte tutti i giovedì con i prodotti freschi, dove ci sono buona parte di agricoltori ischitani, ma noi speriamo che prima o poi siano tutti agricoltori ischitani, perché a noi questo interessa, possa essere un fattore veicolante sia per i cittadini di Ischia che vanno ad acquistare i prodotti a chilometro zero, ma anche per i turisti che vengono. È bello, bello da vedere, bello da gustare, bello da comprare.